Buonasera a Isabella Rauti, vice capogruppo vicario al Senato per Fratelli Italia. No, devo andare un momento da Isabella Rauti per sapere, visto che Nordio è stato il candidato proposto da Giorgia Meloni, chiedere a lei se domani sarà un tentativo su Nordio o se invece si aspetta la quarta votazione. Senatrice Rauti. Sì, buonasera direttore, buonasera a tutti. Come è stato già anticipato anche alla stampa, domani ci sarà una riunione, domani mattina, e si deciderà se anche domani sarà scheda bianca oppure se decideremo di scrivere un nome. Non è detto che sia quello di Nordio, anche se sappiamo essere quello più quotato, ma questo non è ancora stato né detto né definito e sarà chiaro soltanto domani mattina. Io penso che però questo ci sia un ragionamento da fare. Oggi il centrodestra ha fatto un passo avanti e la sinistra un passo indietro e ha anche anticipato una impasse per domani, di cui si deve assumere la responsabilità. Il centrodestra ha fatto un passo avanti perché intanto in termini di compattezza e di unità che sta mantenendo dall'inizio di questa partita ha fatto comunque una proposta di tre nomi che mi permetto di dire che non sono d'accordo con quanto ho ascoltato, perché sono tre nomi che non sono di parte o di partito, perché due hanno un trascorso politico ma non hanno una tessera in tasca. La terza candidatura, mi sto riferendo evidentemente a quella di Nordio, non ha un trascorso politico, quindi abbiamo fatto uno sforzo di ampliare quella che è la nostra proposta, la nostra offerta, proprio per aprire una interlocuzione e un confronto. La risposta della sinistra è stata direi stupefacente, perché inizialmente c'è stata una disponibilità a valutare questa proposta del centrodestra. Questa disponibilità è durata circa 5 minuti, perché dopo la riunione del centrosinistra è tornata la preclusione pregiudizievole, perché non si è voluto neanche valutare. Mi scusi, senatrice Rauti, volevo chiedere a Giancarla Rondinelli come mai si è ristretta la rosa del centrodestra. Che è onorevole Rauti, andiamo a questo derby? Casellati Ricciardi? Sì, ma non è questione di derby e neanche di diritto di prelazione, come ho sentito dire, qui è diritto di rappresentanza. Io penso che il centrodestra abbia il diritto e il dovere di esprimere e proporre, come sta facendo, delle candidature, tra l'altro di spessore, rispetto alla quale però la sinistra, che quando ha i voti vuole imporre una persona di parte al Quirinale, quando non ha i voti parla di una persona super partes senza fare poi il nome, e vuole impedire dire al centrodestra addirittura di proporre delle candidature. Quindi non solo per la democrazia dell'alternanza, ma per il fatto che il centrodestra è stimato maggioritario nel paese, oltre che in maggioranza relativa rispetto al numero dei grandi elettori. Grazie.